Emergenza rifiuti. Da oggi i comuni della SRR Trapani Nord non sanno dove portare i loro rifiuti. Incontro a Palermo per trovare una soluzione. Gli auguri del Vescovo alla città. Incontro questa mattina al Palazzo Vescovile di Monsignor Fragnelli con le autorità cittadine. Eletto il nuovo presidente, Vito Dolce, il nuovo presidente dell'Unione Maestranze della Processione dei Misteri. In ricordo di Nino Culicchia, intitolato al giornalista scomparso 10 anni fa, la sala stampa del comune di Marsala. Vince l'intensità, la pallacanestro Trapani batte Iesi 81-68 nella 13ª giornata di A2 Gold. Ottima la prova di Renzi e Ligion. Buongiorno e benvenuti al TG Sud, torniamo dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Muta Fratelli Sanacore in contrada Guarrato a Trapani. E di nuovo emergenza rifiuti nei comuni della SRR Trapani Nord per la chiusura della discarica di Siculiana. Anche Borranea adesso è off limits per i territori che fanno parte dell'ex ATO Terra dei Fenici. Vediamo il servizio. Da oggi i 12 comuni che fanno parte della SRR Trapani Nord, ovvero Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Valderice e Marsala, non sanno dove portare i loro rifiuti. In queste settimane, grazie ad un provvedimento della Regione, hanno conferito nella discarica di Borrania, che essendo ormai satura non può più ricevere l'immondizia che arriva da altri territori. Potranno continuare a scaricare nell'impianto solo i mezzi della Trapani Servizi che si occupano della raccolta dei rifiuti nel capoluogo. Ormai la capienza residuo è al limite e con l'anno nuovo, una volta che la vasca sarà del tutto piena, anche il comune di Trapani sarà costretto a portare i propri rifiuti altrove. Ma non si sa ancora dove. Si resta in attesa dell'avvio dei lavori di ampliamento di un'altra vasca, ma si parla di almeno 6 mesi. Sono invece già in piena emergenza i comuni della SRR Trapani Nord che non sanno dove andare a scaricare i loro rifiuti. La discarica di Siculiana continua a restare chiusa e la Regione non ha ancora individuato un nuovo sito in cui conferire. Davanti a questa situazione, i sindaci stanno predisponendo delle ordinanze per sospendere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Praticamente i cittadini dovranno tenere a casa gli RSU, visto che non potrà essere raccolta dai mezzi della nettezza urbana. Continueranno invece regolarmente i servizi per la raccolta differenziata di umido, plastica, carta, vetro e lattine. Questa mattina il sindaco di Valderice, Mino Spezia, presidente della SRR, ha incontrato insieme all'onorevole Baldo Gucciardi l'assessore regionale Vania Contraffatto. Si sta valutando la predisposizione di un decreto per permettere innanzitutto il conferimento in una discarica nel catanese dei centri più grandi, ovvero Marsala, Alcamo ed Erice. Il secondo step, quello degli altri comuni, dovrebbe invece scattare dopo Natale attorno al 27 dicembre. Un incontro questa mattina con le autorità cittadine, quello che si è svolto al Palazzo Vescovile, alla presenza del Vescovo Fragnelli. Eccellenza, tradizionale incontro quello di oggi con le autorità cittadine per un messaggio di auguri, ma per ricordare anche... L'importanza del Natale, non solo da un punto di vista, come devo dire, commerciale o così di sola sospensione delle attività. L'anno scorso abbiamo riflettuto insieme sui nuovi stili di vita, sulla sobrietà, su quei cambiamenti che la crisi ci imponeva già da un po' di anni. Quest'anno in modo particolare ci fermeremo a riflettere sul bene comune e ci chiederemo come si può aiutare a maturare, a far maturare una coscienza del bene comune nelle nuove generazioni e negli adulti e come si possono anche orientare le nostre feste civili e religiose a una riscoperta del bene comune. Penso che in una cultura individualistica il Natale viene proprio a rafforzare l'idea di una fraternità che si fa poi comunione e solidarietà concreta. Tutta la tradizione del Magistero della Chiesa, ma anche del nostro Magistero locale, di Don Sturzo in modo particolare, ci porta a dire che nessuno può vivere per se stesso o cercare uno sviluppo per se stesso, ma abbiamo una profonda, naturale vocazione alla comunione e alla corresponsabilità di fronte ai beni della natura, ai beni della storia e quindi ci auguriamo che il Natale possa essere anche un'occasione nella quale tutto questo lo riscopriamo.
Elezioni ieri mattina all'Unione Maestranze, scelto il nuovo presidente che guiderà il direttivo per la prossima processione in attesa delle prossime elezioni di maggio. Eletto il nuovo presidente dell'Unione Maestranze, Vito Dolce, che con 11 voti a favore, 10 contrari e una scheda bianca, ha avuto la meglio sull'altro candidato, Giuseppe Lantillo. Eletto anche Piero Galuppo del ceto dei Barbieri. Si è così ricomposto il direttivo che, dopo le dimissioni di qualche mese fa del presidente Ignazio Bruno e del componente del direttivo Rosario Scaturro, era incompleto. Il nuovo direttivo, che gode di una maggioranza assai risicata, dovrebbe restare in carica per l'organizzazione della prossima processione, per ritornare subito dopo al voto per il rinnovo delle cariche. Nei giorni scorsi, intanto, nuove riorganizzazioni all'interno dei gruppi sacri della Lavanda dei Piedi, l'Arresto, la Negazione, Gesù dinanzi a Erode, la Crocifissione e la Deposizione, rispettivamente curati dai ceti dei pescatori, metallurgici, barbieri e parrucchieri, pescivendoli, dei pittori e dei sarti e tappezzieri. Felice D'Angelo ha aderito a Noi con Salvini, il movimento politico del leader della Lega Nord. Il consigliere comunale di Trapani venerdì è stato a Roma per partecipare alla presentazione del progetto politico di Matteo Salvini. D'Angelo ha motivato la sua scelta politica rimandando alla concretezza delle soluzioni prospettate ai problemi che affliggono le città d'Italia, a partire dalla necessità di avere una sola imposta al 15%. Questa mattina a Marsala si è tenuta la cerimonia di intitolazione della sala stampa del Comune al giornalista Nino Culicchia. Il riconoscimento arriva a distanza di 10 anni dalla scomparsa avvenuta nel 2004 in Romania. Nino Culicchia è stato tra i pionieri degli uffici stampa comunali in Sicilia, ha fondato e diretto il periodico Comune Notizie, collaborando a prestigiose testate regionali e nazionali. Abbiamo raccolto il ricordo di Nino Guercio e Alessandro Tarantino dell'ufficio stampa del Comune di Marsala. Con Sandro abbiamo deciso di intitolare la sala stampa dell'ufficio del Comune di Marsala ad una persona nobile, eccezionale, meravigliosa, che è stata nostra guida per tanto tempo, da cui abbiamo appreso tantissimo, e se oggi Marsala vanta un ufficio stampa che credo sia conosciuto in tutta la Sicilia, lo si deve solo ed esclusivamente al suo fautore principe, che è stato Nino Culicchia, che noi abbiamo voluto onorare al di là del concorso con la nomina della sala stampa in sua memoria. Diciamo che ricordiamo sia professionista, ma anche l'aspetto umanitario che privilegiava quello che era la sua figura. Lui andò in Romania per una missione umanitaria, per aiutare la costruzione di una casa dedicata agli orfani, e non tornò vivo più da lì. Però questo suo gesto è, diciamo, a compimento della sua vita a favore degli altri, in cui si è speso sia dal punto di vista giornalistico, ma anche per aiutare e soprattutto per insegnare a fare giornalismo. E lo voglio ricordare anche per la sua grande passione per il turismo. E devo dire che a lui si deve anche la nascita di questa Marsala enoturistica, che allora magari era all'inizio, ma che è da lì tracciò ovviamente la linea per poi arrivare adesso come Marsala città del vino e tutt'altro. Super ospite dell'evento Sasà Salvaggio, SM Mobile, Piazza Vittorio Veneto 5, Trapani. Impossibile, ma noi ci siamo riusciti. Questa mattina all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani si è tenuta la scopertura di una targa per intitolare un laboratorio della pneumologia al dottor Antonino Marrone, recentemente scomparso. Non sono un medico valente, questo già è importante, ma ero un medico che aveva anticipato, se volete, i tratti di quelli che oggi sono, cosa è richiesto al personale sanitario tutto, e cioè un tratto umano, l'umanizzazione delle cure, si dice, cioè cercare di curare non soltanto il corpo, le ferite, ma anche l'anima, quindi anche rivolgendosi con un tratto, fatemi dire, nobiliare, elegante, gentile ed educato nei confronti dei pazienti. Questa è un'ambizione che abbiamo in sanità in regione, deve coinvolgere tutti gli operatori, la presenza di tanti amici, tanti medici, professionisti, ovviamente della moglie e della famiglia, testimoni di quanto bene volevano a questo amico, di quanto si era impegnato, e credo che questo sia anche una dimostrazione, esempio di positivi nei confronti dei giovani medici. Leggo oggi che c'è il giuramento di 80 medici nella provincia di Trapani, è giusto che vedano in questi esempi dei valori importanti che devono essere sempre legati a questa
mi viene a dire professione che non è, a questa missione, mi sembra il termine più giusto, quella del medico. Signora, credo che più della targa valga la presenza di tanti colleghi quest'oggi per ricordare la figura di suo marito. Sì, mio marito è una persona splendida, speciale, e questo lo dimostrano i colleghi che sono qui presenti per l'affetto che gli hanno dimostrato e per quello che è stato lui in tutto questo tempo che ha dedicato in questo ospedale. La prefettura apre le porte ai visitatori con la mostra che è stata allestita per questo Natale 2014. Le opere d'arte di proprietà del Fondo Edifici di Culto insieme alla raccolta di elaborati realizzati dal laboratorio d'arte multietnico Un Taglio alla Noia, ideata dalla Croce Rossa Italiana sezione di Trapani, a cui hanno partecipato gli ospiti del CIE, saranno esposti dal prossimo sabato fino al 30 gennaio nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani. Esposizioni artistiche di diverso genere ma legate al territorio trapanese. I due diversi allestimenti espositivi si inquadrano nell'ambito dell'attività di valorizzazione e diffusione della conoscenza del notevole patrimonio del Fondo Edifici di Culto, dove spiccano beni di straordinario pregio storico-artistico, quali alcuni pregevoli paramenti sacri del XVI e XVII secolo, statuette da presepi e alcuni dipinti, nonché quale testimonianza di toccanti esperienze umane connesse ai flussi migratori che hanno fortemente interessato il territorio trapanese. Viene anche presentata una raccolta dei disegni dei minori approdati con le loro famiglie al porto di Trapani nei momenti successivi allo sbarco. Ieri pomeriggio nel Parco Urbano di Misericordia si è aperta la 18ª edizione della Bibbia nel Parco, presepe vivente composto dalla rappresentazione dei quadri, dei 10 quadri quest'anno incentrati sul tema della sapienza. Ascoltiamo Mariano Simonte, presidente dell'associazione Pro Misericordia, che ha promosso l'iniziativa. Quest'anno è la 18ª edizione, quindi come tale gli anni già sono abbastanza. E quindi l'esperienza di ogni anno maturata ci ha portato a migliorarci sempre, cercando di curare ogni piccolo particolare di questo presepe che, noi insistiamo nel dirlo, è particolarmente suggestivo, ma soprattutto è unico nel suo genere. Infatti diciamo, l'ambientazione non è la classica grotta di Betlemme con tutto il contesto, ma è un'espressione in quadri, quindi è un percorso, come vedete, illuminato da fiaccole per ridare sempre la suggestione del tempo di 2000 anni fa. Cerchiamo di dare quest'idea di presepe. Il percorso si snoda, come vedete, il Parco Urbano di Misericordia, si snoda in 10 stazioni. In queste stazioni sono rappresentate dei momenti biblici. Allora, il tema di quest'anno è la sapienza, quindi il nostro riferimento fa appunto a questa tematica. Noi continueremo con il giorno 26, Santo Stefano, e la domenica del 28. A gennaio esordiamo col sabato, il 3, e poi la domenica del 4, e il nostro culmine sarà per l'Epifania. Continuano ad Erice le manifestazioni natalizie. Sabato si è tenuto il concerto di Lello Analfino dal titolo Canta il Natale. Il leader dei Tinturia si è esibito nella chiesa di San Giovanni offrendo un ricco repertorio di brani, tra cui la dolcissima serenata inserita nel nuovo film di Ficarra e Picone, Coccio d'Amuri, scritta da Lello Analfino. L'artista agrigentino, con la sua carica e simpatia, ha regalato davvero un bel momento musicale. Lo spettacolo, di canti di Natale ce ne sono solo un paio, il resto è cantare a Natale è bello, incontrarsi, fare queste serate anche all'interno della chiesa, doveva essere fatta fuori, questa cosa la stiamo facendo all'interno della chiesa, diventa anche più bello, diciamo, non so acusticamente, ma sicuramente per la gente che assiste, per una serata poi c'è nebbia qua fuori. Si è tenuto ieri presso la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio di Trapani il concerto dell'associazione L'Addolorata Banda Pietro Mascagni, diretta dal maestro Alberto Anguzza. Il concerto è stato il secondo appuntamento musicale di Notte di Natale. Il terzo è previsto il 4 di gennaio alle 18 alla Chiesa di San Domenico a Trapani, in collaborazione con la nuova banda musicale Asaro di Paceco. L'evento è patrocinato dalla SD 5 Torri per il Sociale.
E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera in diretta alle 20.45, in replica a mezzanotte, andrà in onda Sport Sud il lunedì. Ci faremo gli auguri di Natale insieme al presidente del Trapani Calcio, il comandante Vittorio Morace, all'amministratore delegato della Pallacanestro Trapani Giulio Trovato e al giornalista Nicola Conforti. Invece alle 23 per Seconda Repubblica il nostro direttore Rocco Giacomazzi ospita il senatore Antonio D'Alì. E adesso, dopo la pubblicità, c'è lo sport, la ricchissima pagina del lunedì. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Buongiorno e benvenuti a TG Sud Sport. Apriamo questa nostra edizione con il basket. Successo casalingo per la Pallacanestro Trapani che davanti al proprio pubblico vince contro Iesi 81-68. Ottima la prova di Andrea Renzi e di Alex Ligian, ma andiamo ad ascoltare il commento post partita dei due coach Lino Lardo e Maurizio Lasi. Noi abbiamo retto bene il primo quarto, poi dopo nel secondo quarto siamo stati poco concreti, avevamo borsato con problemi influenzali che è venuto e ha fatto quello che poteva, però dagli esterni abbiamo bisogno di più sostanza. Poi i loro lunghi ci hanno fatto sicuramente male, soprattutto Renzi. Devo dire che non abbiamo messo quell'intensità che avremmo dovuto, cosa che invece ha fatto di più Trapani. Ci hanno sempre punito nelle situazioni di pick and roll creando dei vantaggi e noi chiaramente dobbiamo migliorarci in tante cose, tra cui anche quella di una maggiore intensità difensiva, cosa che non abbiamo avuto stasera. Volevamo fare una partita molto intensa per 40 minuti, sapendo che loro chiaramente non erano molto lunghi come roster, e volevamo difendere forte, essere intensi sempre sia in attacco che in difesa, e io credo che questo l'abbiamo dimostrato per tutti i 40 minuti. È vero che c'è stato un attimino di calo, ma sui 22 dove abbiamo un attimino fatto un po' di rotazioni e abbiamo tirato un attimo il fiato, però credo che la partita era con l'inerzia giusta per noi, perciò ecco, intensità mi viene in mente ripensando, non so, finite le partite, ripenso anche mentalmente o visivamente alla partita prima di analizzarla, e io mi viene in mente che ogni giocatore mio che era in campo giocava con molta intensità, era concentrato, stava giù sulle gambe, e questa è la strada per vincere le partite e chiaramente per essere concentrati. Poi mettiamoci anche che insomma abbiamo giocato anche abbastanza bene in attacco, anche se secondo me abbiamo tirato un po' troppo da tre punti. Dobbiamo avere un po' più di equilibrio tra i tiri da due e da tre, però credo che sia stata una partita molto positiva. Credo che non è stata una partita così spettacolare dal punto di vista tecnico, però è stata una partita bella per me, perché ho visto una squadra concentrata e intensa per tutti i 40 minuti. E andiamo a dare uno sguardo ai risultati di questa 13ª giornata del campionato di A2 Gold. Trapani Iesi è terminata 81-68, Trieste Mantova 79-78, Agrigento Ferentino 74-80, Veroli Torino 93-97, Barcellona Biella 86-77, Napoli Brescia 64-71, Casale Monferrato Casal Pusterlengo 77-65 e Verona Forlì 125-37. Questa invece è la classifica che vede in vetta Verona quota 22 punti, segue Brescia con 20, Ferentino e Torino sono a quota 18, a 16 punti troviamo Trieste, Casale Monferrato, Mantova 14, a 12 punti troviamo Biella, Agrigento, Trapani e Barcellona, Napoli 10, Iesi 8, Casal Pusterlengo 6, Forlì 5 e poi chiude Veroli con 4 punti.
E adesso cambiamo argomento, passiamo al calcio. Ancora una sconfitta in trasferta per il Trapani di mister Boscaglia, che esce dal Braia di Modena battuto per 2-1. I Granata erano passati in vantaggio con un gran gol di Filippo Falco, ma il Modena negli ultimi 15 minuti riesce a rimontare e a portare a casa i 3 punti. Ma vediamo tutti i momenti più salienti del match negli highlights firmati da Nino Maltese. Una partita intensa, forse di più quella del Braia, fra il Modena e il Trapani, che perde una gara di estrema sofferenza dopo essere stato anche in vantaggio. Molti gli assenti fra le fila del Trapani, che deve rinunciare a Mancosu, Feola, Junco e Scozzarella. Problema dell'ultima ora per Gomis, che va in panchina al suo posto Marcone dal primo minuto, arbitra Mariani di Aprilia. La cronaca subito, pericoloso il Modena con Granoce, anticipato di un soffio da Lobue. All'ottavo, grande azione in contropiede della squadra di Novellino con Signori, servito da Gozzinaria, vicino al gol, palla al lato di un soffio con Granoce che non ci arriva per pochissimo. Il Modena sembra controllare il match, ma è il Trapani a trovare inaspettatamente il vantaggio. Tutto accade al 18esimo, Falco prende palla, trova un varco e tenta la botta dalla distanza con la palla sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Manfredini. Modena 0, Trapani 1. Gran prodezza balistica di Falco. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare con un tiro da fuori area di Schiavone, che termina a lato al 35esimo, poi Nadarevic si divora la palla del 2-0, servito sul filo del fuorigioco in profondità col portiere del Modena che scivola, conclude a lato. Al 39esimo, grande occasione per Schiavone, che però viene fermato da Marconi. Gran finale di primo tempo, Modena in forte pressione e che a tempo scaduto assedia l'area granata e sfiora di nuovo il pareggio con Granoce. Alla ripresa, dopo pochissimo, il direttore di gara espelle il tecnico dei padroni di casa Novellino e tutto sembra mettersi in discesa per il Trapani, ma così non è. Infatti è il Modena a dominare incontrastato per tutto il secondo tempo. Dopo 6 minuti Ferrari trova uno spiraglio per il tiro, ma non lo specchio della porta. 2 minuti più tardi, un brivido per il Trapani quando Nizzetto, su punizione, calcia a giro con la palla che si spegne di poco alla destra di Marcone. Il Trapani costruisce pochissime azioni degne di nota, una di queste è quella di Falco che tenta un tiro da fuori area al 12esimo. Il Modena alza i ritmi alla ricerca del pareggio, il Trapani si difende come può con grandi difficoltà. Ma i padroni di casa continuano a premere e a pungere. Al 23esimo Granoce libera il destro dai 20 metri, botta potente e parata a terra di Marconi. Il Modena esaurisce i cambi, il Trapani arretra il baricentro sostituendo Basso con Martinelli. Forse un po' troppo, tanto che al 30esimo i padroni di casa trovano la rete del pareggio. La sigla è il neo entrato Nardini, servito da Granoce, che riesce a girarsi su se stesso all'interno dell'area di rigore e a battere Marconi 1-1. Al 36esimo Ferrari sfiora il 2-1 sul rimpallo con la testa, colpisce la traversa. Il Trapani se la cava come può, ma il Modena schiaccia i Granata nella propria metà campo, fino al 42esimo quando gli uomini di Novellino capovolgono il risultato con Ferrari, abile a battere Marcone con un diagonale da sinistra verso destra, 2-1. Il finale è intenso, ma il risultato non cambia. Modena batte Trapani. E andiamo ad ascoltare il commento post partita del tecnico Granata, Roberto Boscaglia. No, mi viene da ridere, perché se avessimo preso 2 gol, come abbiamo preso anche altre volte, molti hanno detto che forse dovevamo metterci a 5, adesso no, ma non c'entra niente questo, non c'entra il 5, il 6, il 7, c'entra che la partita a 12 minuti alla fine doveva essere bella chiusa, c'è solo questo da dire. Abbiamo avuto 3-4 ripartenze e non siamo stati bravi ad approfittarne, e poi il Modena ci ha punito, perché se non ne approfitti il Modena poi ti punisce. E questo succede se sei messa a 3, a 4, a 5, non ha importanza, perché sono situazioni, perché comunque non è... Ripeto, diventa difficile commentarla anche questa partita. Abbiamo fatto un primo tempo perfetto, potevamo andare a riposo con 2 gol di scarto, invece siamo andati a riposo solo con 1 gol di scarto. Secondo tempo abbiamo sofferto il giusto, ci siamo un po' abbassati, cosa che non deve succedere, ma soprattutto non abbiamo approfittato degli spazi che loro ci hanno concesso per... Negli ultimi 10 metri, negli ultimi 20 metri abbiamo sbagliato passaggi incredibili, situazioni che potevano portarci sul 2-0. E quindi, ripeto, poi si perdono le partite, perché poi gli avversari ci credono alla fine, quando hanno solo un gol di svantaggio e basta. Abbiamo poco tempo anche per pensare a questa sconfitta, ed è meglio che non ci si pensi, dobbiamo solo imparare dagli errori fatti e basta. Non dobbiamo fasciarci la testa, abbiamo visto che abbiamo avuto dei problemi e quindi dobbiamo cercare di eliminarli e andare avanti. Stop. Loro pressavano, non era facile, avevamo preparato un certo tipo di lavoro andando sempre sugli esterni con 2 tocchi, scorrimento di palla veloce. Nel primo tempo alcune volte non è stato fatto, quando l'abbiamo fatto abbiamo creato problemi al Modena.
però ripeto, ci sta, il campo non era in perfette condizioni, loro ci pressavano abbastanza. Quando abbiamo avuto l'opportunità di andare sugli esterni abbiamo anche creato tantissimi problemi a loro, e dovevamo continuare così anche nel secondo tempo, solo che ci siamo un po' abbassati così inconsciamente e poi abbiamo subito. Andiamo a dare uno sguardo ai risultati di questa 19ª giornata del campionato di Serie B. Lanciano Carpi è terminata 1-1 e Avellino Bologna 1-0. Questi erano i due anticipi della 19ª giornata. Bari Latina è terminato 1-0, Catania Brescia 2-2, Frosinone Cittadella 1-1, Modena Trapani 2-1, Perugia Pescara 2-2, Provercelli Ternana 2-1, Varese Crotone 1-0, Virtus Entella Livorno 1-1 e Vicenza Spezia 1-0. La classifica vede in vetta Carpi con 37 punti, segue il Frosinone a 31 e Livorno 30. A 29 troviamo Spezia, Lanciano ed Avellino. Bologna 28, Trapani e Provercelli, Appaiata 27 punti, Modena, Perugia e Vicenza 26, Bari 25, Ternana, Pescara ed Entella 22, Catania 21, Brescia 20, Varese 19, Latina 18, Crotone 17 e chiude il Cittadella con 16 punti. E intanto sono ripresi ieri gli allenamenti del Trapani Calcio in vista della sfida di mercoledì interna contro l'Avellino. Oggi seduta di allenamento mattutina prevista per le 11.30, mentre domani è in programma la rifinitura prevista proprio per le 15. Tutti abili e arruolabili, tranne Antimo Junco, Matteo Mancosu e Matteo Scozzarella. E adesso passiamo al calcio regionale, diamo uno sguardo ai risultati e alle classifiche delle squadre della provincia di Trapani. Partiamo con l'Eccellenza, in cui si è disputata la 16ª giornata. Questi risultati che ci riguardano: Alcamo Riviera Marmi 1-1, Campofranco Dattilo 1-2, Mazzara Profavara 1-2, Paceco Mussomeli 1-1, Marsala San Cataldese 1-0. Per quanto riguarda la classifica, il Marsala è capolista con 32 punti, il Mazzara adesso è secondo a 29, l'Alcamo ne ha 23, la Riviera Marmi si porta a 22, il Dattilo vola a 17 e il Paceco a 13. 16ª giornata anche in promozione. Questi risultati: Audace Partinico Borgetto, Ligni Trapani, che si è giocata sabato e terminata 1-0. Castellammare Calcio 94, Sciacca 3-0. Favignana, Delfini Vergine Maria 2-1. Folgore Selinunte, Raffadali 5-1. E Salemi, Borgata Terre 9 3-4. Per quanto riguarda la classifica, Folgore al primo posto insieme a Raffadali con 36 punti, il Ligni resta a 26 e viene agganciato dal Castellammare e dalla Borgata Terre 9. Il Salemi resta a 20, il Favignana si porta a 16 punti. In prima categoria si è disputata invece la 14ª giornata. Menfi Avvenire è terminata 3-0, Fulgatore Real Unione 3-1, Libertas Marsala Iatina 0-0, Nuova Sancis Strasatti 4-1. In classifica lo Strasatti resta a 20 punti, la Libertas Marsala va a 18, il Fulgatore a 16 e l'Avvenire resta a 5 punti. E scendiamo in seconda categoria, dove è andata in scena la 10ª giornata del campionato. Balestrate Prater è terminata 3-1, Calatafimi Cinisi 1-2, Petrosino 5 Torri 0-1, Gibellina Trappeto 1-3, Nicola Gervasi Juvenile 2-2, Nova Sportiva del Golfo Custonaci 0-1. In classifica 5 Torri, campione d'inverno con una giornata d'anticipo, quota 25 punti. Seguono Juvenile e Balestrate con 21, Custonaci con 19 e via via tutte le altre. E chiudiamo con la terza categoria, dove si è giocata la 7ª giornata. Bellice 2013, Real Selinunte, terminata 0-1, Buseto Calcio, Sporting RCB 2-2, Città di Partanna, Polisportiva Alcama 0-1, Real Santa Ninfa, Città di Sambuca Sicilia 2-0, Sport Club Blunda, Valderice Calcio 0-3. Nubia Libertas, Val di Mazzara invece non si è disputata. Per quanto riguarda la classifica, Alcama in testa con 16 punti, segue il Valderice con 13, Real Selinunte con 12 e poi via via tutte le altre. E adesso passiamo al volley. Si chiude nel miglior modo il 2014 per la Sigel Pallavolo Marsala, che ha conquistato il quinto successo consecutivo, imponendosi in quel di Roma contro Volley Group per 1-3. Le ragazze di coach Ciccio Campisi, conquistando l'intera posta in palio, si vanno a piazzare a quota 18 punti in classifica. E prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Sport Sud il lunedì alle 20.45 in diretta. Ospiti in studio il presidente del Trapani Calcio Vittorio Morace
e l'amministratore delegato della Pallacanestro Trapani, Giulio Trovato. Per i giornalisti sarà con noi Nicola Conforti. Parleremo anche di calcio regionale, se volete quindi interagire con noi potete farlo al nostro indirizzo di posta elettronica, potete mandare un'email a sportsud@telesud3.com oppure se preferite Facebook cercate sportsud-il-lunedì e postate in bacheca tutte le vostre domande. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.